Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Iniziamo parlando della lotta alle mafie che continua anche grazie al contributo dell'Assemblea Toscana su tutto il territorio regionale. È stato fatto il punto della situazione sulle strategie più opportune da mettere in atto per il presente e per il futuro. Dare aggiornamenti sulle bonifiche dei siti interessati dalla vicenda Acheu, potenziare le strutture di supporto alle commissioni consiliari, garantire ad ARPAT risorse finanziarie, sono alcuni dei principali strumenti antimafie che il Consiglio regionale della Toscana ha fissato come impegni affidati in 3 ordini del giorno. È il risultato della discussione sulle relazioni finali della commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana, fra cui l'inchiesta sulle infiltrazioni di imprese riportabili all'Ndrangheta e sul presunto coinvolgimento di ambienti della politica nello smaltimento degli scarti chimici delle concerie. Il segnale è che la Regione deve impegnarsi per mettere in atto tutto quello che serve per dare garanzia agli imprenditori di avere un sistema legislativo, normativo, autorizzativo che li possa garantire da eventuali potenzialità di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Non siamo d'accordo sul CHEO, non perché non è successo ma non spetta al Consiglio regionale andare a inserirsi in un'indagine di una magistratura. Noi dobbiamo solo verificare che le regole che abbiamo dettato consentano di essere tanto difficile penetrare in Toscana, il che è una cosa che certo lo comprendiamo, che la minoranza ha dovuto provare a rimettere all'ordine del giorno l'idea che emendamento, CHEU, colletti bianchi, politici, dirigenti e funzionari di questa regione fossero la stessa cosa. Non è così. Il CHEU è partito l'indagine 2017, l'emendamento 2020 mai applicato. Questa è la nostra risposta. Credo inoltre che vi siano porzioni intere di territorio, penso a quella dell'Empolese con la strada regionale 429, penso a quella stessa del comparto del Cuore di Santa Croce che ancora attendono delle risposte, perché sulla famosa strada 429 i carotaggi sono partiti da pochissimo, non ci sono ancora risposte e qui stiamo parlando di cittadini che ancora non sanno se vivono, mangiano, camminano, fanno crescere i propri figli su un terreno sopra a dei veleni o su un terreno sano. Io credo che la credibilità della politica passi nel dare una risposta certa, che può essere anche una risposta brutta, ma certa, ai cittadini. E il fatto che la Presidente della Commissione CHEU, la Commissione d'Indagine sulle Infiltrazioni Mafiose, più che CHEU, oggi in aula dica che vi sono tantissime domande a cui ancora non c'è risposta, me lascia molto 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 basito da questo punto di vista. Ed ascoltare invece la maggioranza che con nonchalance plaude a una relazione che dimostrerebbe che la Toscana è la terra dei sogni in cui la criminalità organizzata non attecchisce, secondo me è una fotografia di una terra che purtroppo non corrisponde più alla realtà. Abbiamo puntato come Forza Italia al sistema della legalità, alla prevenzione, ai percorsi all'interno delle scuole, all'educazione ai ragazzi, alla legalità, perché le criminalità organizzate, le infiltrazioni mafiose si combattono prima ancora che con la repressione o con il codice penale, con la cultura della legalità. È anche vera un'altra cosa, ci dispiace che il Partito Democratico non abbia condiviso con noi, con le opposizioni, il ringraziamento va alla Presidente Meini e al collega Capecchi che in commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e sul CHEU hanno fatto un lavoro straordinario. La domanda vera è perché il Partito Democratico ha scelto di non condividere la relazione con le opposizioni, perché il Partito Democratico ha scelto di presentare una propria relazione e non ha condiviso le soluzioni che sono all'interno della relazione presentata dalle opposizioni. Ci rimangono ancora tanti dubbi sull'inchiesta CHEU, sull'inchiesta delle infiltrazioni mafiosi. Una relazione che non ha trovato un consenso unanime, con due punti di vista differenti, però un lavoro buono fatto dai colleghi della Commissione
d'inchiesta che di fatto in questo periodo hanno lavorato in maniera molto attenta. C'è un tema delicato che emerge dalla discussione, quella delle infiltrazioni mafiose che ci sono ovviamente in Toscana come nel resto d'Italia, e serve per contrastarle una politica che sia forte. Quindi bene che il Consiglio regionale abbia affrontato questa questione, che abbia approfondito, che abbia reso trasparente l'operato della nostra regione, e nel rendere trasparente l'operato della nostra regione ha messo nelle condizioni tutti i consiglieri di approfondire nei dettagli quello che è stata una questione molto importante, quella del CEU, e non soltanto quello che può essere in tutte le questioni che riguardano gli appalti pubblici, soprattutto se pensiamo che arriveranno tante risorse rispetto al PNRR. È opportuno e doveroso dotarsi di anticorpi che consentano alle pubbliche amministrazioni di lavorare con tranquillità e alle aziende sane di poter lavorare nel massimo della trasparenza nella nostra regione. È stato impossibile arrivare alla definizione di una relazione comune perché, a quello che sembrava, la maggioranza aveva letto dai fatti che si sono succeduti nel corso di quest'ultimo anno una visione tutta propria, che era impossibile da condividere, e soprattutto che non sarebbe stata, e credo che non sia accettabile anche da parte di quei tutti i cittadini che non più tardi di pochi giorni fa si sono sentiti dire che le bonifiche alle aree inquinate dal CEU saranno difficili e in alcuni casi impossibili. La relazione che abbiamo presentato come opposizioni si è tenuta il più lontano possibile, nel rispetto di tutte le persone coinvolte, dalla questione giudiziaria, ma non ha potuto fare a meno di un giudizio politico molto severo, che è stato poi il medesimo che Rosy Bindi, certamente non una persona qualunque nel panorama politico, ha espresso nei confronti della politica, che troppo spesso si autoassolve ed è velocissima nel cercare delle giustificazioni e delle coperture anche alle sue azioni, che vengono pubblicamente considerate veramente nemiche di quello che è l'onore e la disciplina che ci dovrebbero caratterizzare. Capitolo Banche, Monte dei Paschi di Siena, in particolare con un'interrogazione in merito all'istituto di credito senese e le sue strategie per il futuro da parte del consigliere della Lega Marco Casucci. Un'interrogazione che consente di evidenziare come l'azione del Consiglio e del Governo regionale sia stata un'operazione intelligente per garantire la tenuta del nostro principale istituto bancario, il Monte dei Paschi di Siena. Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha risposto al vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, della Lega, sul paventato ridimensionamento del numero delle filiali del Monte sul territorio. Si parlava di un istituto in crisi, ha spiegato il governatore, che sarebbe stato inghiottito da Unicredit, che sarebbe stato spezzettato e annullato. Oggi posso dire che il Monte dei Paschi è vivo, esprime un equilibrio nei conti, è in una condizione di assoluta dignità ed è il terzo istituto bancario. Una replica che però non ha soddisfatto del tutto il consigliere Casucci. Abbiamo chiesto al governatore di monitorare concretamente e puntualmente l'attuazione del piano industriale 2022-2026 del MPS. Questo perché si va incontro a un maxi esodo di 3.500 dipendenti. Tutto questo dovrebbe avvenire entro novembre per non perdere alcuni vantaggi che hanno, come ad esempio i prepensionamenti fino a 7 anni. Siamo sinceramente preoccupati perché abbiamo dato tanto in termini di posti di lavoro anche in Toscana e non vorremmo che vi siano perdita di garanzie per quanto riguarda i lavoratori e che vi sia ulteriore aggravio per gli stessi dipendenti. Quindi occorre seguire da vicino. Il governatore ha risposto confermando l'intenzione di seguire la vicenda attraverso la direzione economia finanza e attraverso IRPET. Noi stessi seguiremo la vicenda perché siamo concretamente e veramente dalla parte dei lavoratori. Spazio anche agli Stati Generali della Cultura in Toscana, il primo evento a Firenze che ha inaugurato di fatto questa sessione e che mette al centro del dibattito e delle attività pure dell'Assemblea Toscana l'intero settore culturale della regione. Ascoltare chi vive e lavora con la cultura, indagare sui problemi e trovare soluzioni, nasce Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030 ed è un percorso partecipativo e d'indagine per analizzare come si realizza l'offerta culturale in Toscana
Coinvolgendo i diretti interessati, il progetto è promosso dalla Giunta e dal Consiglio regionale, illustrato al cinema La Compagnia di Firenze. E lo scopo è quello di rivedere prima di tutto la normativa regionale e indirizzarla con una nuova strategia delle politiche culturali regionali, come richiesto dal Presidente Giani, con il quale abbiamo condiviso questa iniziativa. Consiglio e Giunta compatti per una nuova politica della cultura in Regione Toscana. Rivedremo le leggi, la manutenzione della legge 21 che ha fatto il suo tempo, allo stesso modo la legge sull'Arbonus ha bisogno di essere manutenuta e rivista. Insieme a questo c'è dare risposta ad un settore che ha fortemente patito durante la pandemia. Il settore della cultura e i lavoratori della cultura hanno sofferto quanto e forse più di altri lavoratori, scontando anche condizioni strutturali di maggiore fragilità, maggiore precarietà, maggiore instabilità, contratti di lavoro meno chiari, inquadramenti non definiti, insomma un settore che ha bisogno di È un momento importante, direi, di riflessione sulla cultura. Ne avevamo bisogno perché la Toscana in questo settore credo che sia, non dico all'avanguardia, ma insomma c'è cultura da tutte le parti, in tutti i nostri territori. Quindi con la Presidente Giachi, che si è data un grande affare insieme agli uffici, siamo arrivati ad oggi. Ci sarà questa presentazione, un grande lavoro aiutati da IRPET e da Fondazione Sistema Toscana per cercare di capire lo stato dell'arte in Toscana, delle associazioni culturali e anche dei lavoratori del mondo della cultura, perché molte volte alcuni di loro non sanno nemmeno di lavorare per la cultura. Dopo poi faremo una riflessione e cercheremo di fare delle cose concrete su tutti i territori, perché la cultura può essere anche, dopo poi il periodo del Covid, un momento per ripartire anche economicamente. Ma l'idea è quella di contribuire a questo percorso di analisi, di studio, di riflessione. Lo slogan che è il manifesto, diciamo, di questa iniziativa è fai contare la cultura, cioè mettere la cultura al centro dell'agenda politica. Si potrebbe rovesciare e dire anche perché la cultura effettivamente conta, nel senso che ci sono una serie di benefici collegati alla cultura, sono benefici economici, non trascurabili, l'impatto della cultura sul PIL, sull'occupazione, almeno 2% diciamo del PIL imputabile alla cultura, il 3% del volume di lavoro, e poi vi sono una serie anche di impatti significativi, non solo economici, perché la cultura contribuisce a quella che potremmo definire anche una coscienza di luogo. C'è una coscienza di classe, ma c'è anche una coscienza di luogo, nel senso che ogni territorio non è solo uno spazio fisico, ma anche una comunità, un insieme di valori, di comportamenti, di rapporti di produzione e sociali. La cultura contribuisce a creare tutto questo. Ricercare, ecco, la matrice dei valori non soltanto materiali che stanno dentro la dimensione culturale, ma anche la matrice della loro valorizzazione sul piano di quanto l'investimento culturale può poi portare delle ricadute benefiche sul territorio. Lo abbiamo fatto attraverso strumenti che per semplicità possiamo definire quiz, ma in realtà sono degli strumenti di autovalutazione, cioè dicono a noi operatori, fanno dire agli operatori, alle imprese culturali, e dovranno essere raccolti in questo senso dai decisori politici, il livello di conoscenza che alcuni metodi, alcune tecniche, alcune discipline hanno nel settore dei beni e delle attività culturali. E con questo è davvero tutto. La nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. L'appuntamento ovviamente per la prossima settimana, con tanti altri argomenti relativi alle attività dell'Assemblea regionale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento su RTV 38. Arrivederci.